Per domattina è previsto un nuovo arrivo dei migranti, saranno 282 cittadini extracomunitari. Voi come vi state attrezzando e come state gestendo, come sempre, chiaramente come protezione civile regionale per gestire l'intera operazione, appunto, sia di accoglienza e di gestione con gli altri soggetti interessati? Ci siamo già attivati ieri sera dopo aver avuto la comunicazione da parte della prefettura, per cui stiamo istituendo un punto medico avanzato al porto, a Rinfusa, perché la nave sbarcherà lì domani mattina alle 8, dove ci saranno la parte medica, il 118 per le emergenze. Successivamente verranno trasferiti alla fiera, e si stanno andando alla fiera, dove noi da stasera alle 4 con una settantina di volontari, tra volontari e operatori, stiamo cominciando a allestire tutta la parte, diciamo, logistica, quindi panche, parte medica per la questura, per la prefettura, tutta l'attrezzatura che serve e anche i mezzi utili per poter sostenere questa attività qui. Voi insieme ovviamente agli altri soggetti ed enti istituzionali sovrintendete un po' tutta quanta questa gestione. Parliamo sia di mezzi, quindi dati numerici e anche poi quelli Beh, fisici. sicuramente come mezzi, chiaramente mettiamo a disposizione per esempio un ambulatorio, anche per visite pediatriche eventualmente. Poi abbiamo un ufficio mobile, abbiamo tutta una serie di mezzi, gruppi elettrogeni per attività della questura, dell'identificazione. Diciamo, poi forniamo anche i psicologi e i farmacisti che danno il loro supporto per la parte medica. Sono i volontari che però supportano i medici nelle attività di soccorso e assistenza ai migranti. Un'attività di coordinamento ovviamente importante che proseguirà probabilmente anche durante il periodo estivo, soprattutto, giusto? Sì, beh, sicuramente sì, in periodo estivo c'è il picco degli sbarchi, per cui sicuramente ce ne attendiamo anche altri, però ormai siamo un po' rodati per poterli gestire al meglio.